Ciao da Simone, benvenuto a questo nuovo appuntamento di Scuola per Coach in cui voglio parlarti di come percepisco il coaching, di come intendo il coaching, lo trasmetto alle persone a cui faccio coaching o che frequentano i miei corsi di coaching. Non è un audio autopromozionale, o meglio, non lo è totalmente, tanto per essere chiari, perché voglio darti un paio di idee. Su come ti poni in relazione a ciò che fai. Ti spiego meglio. L'altro giorno, anzi, l'altra notte, ero tornato da cena. Mi scrive un collega, una persona che non conosco personalmente, ma diciamo che segue la mia pagina, il mio sito, e mi contatta non per un motivo particolare, ma uso le sue parole per fare due chiacchiere. È circa, siamo intorno a mezzanotte, faccio ok. Non ero molto propenso a chiacchierare, soprattutto con una persona che non conosco sul lavoro che faccio dopo essere stato a cena al mare in queste ultime giornate d'estate. Però mi chiede come vanno i corsi. Vedo che lui si occupa di marketing web, quindi di promozione. Di attività su web attraverso internet, e mi fa come va con la programmazione dei tuoi corsi. E mi dice: non ci conosciamo, seguo l'attività sul web, le tue attività su web. E mi dice che la PNL, il coaching, le fa anche lui. Ed è molto difficile in questo periodo vendere corsi di PNL. Uso le sue parole. E gli va di confrontarsi, di chiacchierare su questi temi. Dopo un po', guarda, gli dico, io tengo corsi abbastanza di nicchia, nel senso che ci partecipano poche persone, un numero abbastanza piccolo di persone per scelta. Tengo aule di 15-20 persone, 12 persone a volte. Quindi sono anche su aspetti abbastanza particolari, sulla vendita, sulla performance. A seconda dei corsi che tengo, sono di diverse categorie. E continua, mi fa: se è un'aula di media grandezza non è facile vederla piena e bisogna fare tanta fatica per lavorare in questo settore così competitivo. E poi mi fa: molti coach non credono nel coaching. E io gli rispondo: guarda, secondo me non è questione di credere nel coaching, il punto centrale è quello di essere capaci di fare coaching. So che dicendo questa cosa probabilmente, tra virgolette, me la sto anche tirando un po', perché è come se gli avessi detto: guarda, non sai far coaching, ma non è così. Però ho centrato un punto, perché mi risponde subito: guarda, a me il coaching piaceva molto all'inizio, la PNL piaceva all'inizio, mi ha ridato voglia di studiare, ma adesso fare le solite cose, le solite cose della PNL, mi sono rotto le scatole e la vendo perché ormai ho l'abilitazione a insegnarla, a dare certificati, però fondamentalmente le trovo, mi dice una frase esatta: non capisco perché una persona che ha le idee chiare, dovrebbe aver bisogno di un maestrino che gli dica cosa e come fare. Allora, a questo punto, ho immaginato questa persona che si trova a vendere coaching e fare il coach, dove l'idea che ha di se stesso fondamentalmente è quella di un maestrino che dica cosa e come fare a questo punto a persone che hanno idee confuse e fondamentalmente a degli sfigati che non sanno cosa fare. Che non è esattamente come io rappresento il mio lavoro di coaching, mentoring. Per me le parole sono relativamente importanti. Quello che faccio adesso si chiama coaching, magari fra 5 anni si chiamerà in un altro modo, è il punto in cui mi piace portare le persone, che non è quello di dire cosa e come fare a delle persone. C'è un'idea interessante in questa cosa, no? Della distanza che c'è per molte persone tra ciò tra ciò che cercano di fare, vendere o fare coach, informazione, proporre qualcosa, proporre un servizio, proporre un prodotto, e l'idea che hanno di questo prodotto.
internamente. Cioè, pensano che stanno vendendo, che stanno facendo delle cose che non valgono niente. Il punto è che non è che lavori per un'azienda in cui vendi telefonini e pezzi, guarda, questi telefonini non sono tanto buoni, a parte che puoi sempre cambiare azienda, per cui vende. Il punto è che il servizio che stai vendendo, che stai proponendo, lo stai proponendo te, è il tuo servizio, sei te. Nessuno ti dice che non puoi cambiare il tipo di coaching che fai, che puoi ricercare un'esperienza di coaching, di formazione per le persone con cui lavori, che non siano le solite quattro cose della PNL insegnate e reinsegnate per la millesima volta uguali, e che se sono insegnate come vengono normalmente insegnate, poi non sono così efficaci. Nessuno ti dice che non puoi ricercare all'interno di quello che fai o che dici di fare una modalità per essere più efficace, per esplorare un po' di più, per andare un po' più in profondità e capire dov'è, come dire, il punto che inizia a far funzionare le cose. Puoi creare il tuo coaching o la tua formazione, puoi crearla come vuoi. Non stai vendendo un prodotto di altri, fondamentalmente stai vendendo le tue abilità, e le tue abilità puoi aumentarle. Ovviamente non sto dicendo che questa persona non è capace a fare coaching o formazione, sto dicendo che finché ci sarà questo delta, questa differenza tra l'idea che ha di sé, di quello che fa, e ciò che cerca di comunicare agli altri, di vendere, di proporsi come servizi, come attività, finché c'è questa differenza così forte, è difficile, incontrerà sempre una difficoltà nel proporre quello che fa. Incontrerà sempre, si sentirà sempre a disagio nel ricevere un no, e farà parecchia fatica a riempire l'aura, tanto per usare un suo termine. Dal mio punto di vista, riempire l'aura è l'ultimo dei miei pensieri. Ovviamente devo riempirla o devo lavorarci con un buon numero di persone che mi consenta di continuare a fare il mio lavoro, di studiare, di approfondire, ma la mia idea centrale è quella di aumentare sempre di più i risultati che ottengono le persone con cui lavoro, e allo stesso tempo di ottenere una conoscenza maggiore, di quello che faccio, e essere più elegante, più fluido, più efficace nel mio lavoro. Quella è la mia metrica per capire se sto andando nella direzione giusta. L'aula piena diciamo, viene in subordine in qualche modo, perché so che se le persone con cui lavoro ottengono dei risultati, e ottengono dei risultati veri nella loro vita, vendono di più, riescono a cambiare lavoro, quello che vuoi, so che questa cosa ritorna in termini di aula piena, di numeri di iscritti o di qualità degli iscritti con cui lavoro. Non è necessario lavorare con un'aula di 50-100 persone, se hai le persone giuste, se hai i clienti giusti. Il punto, come ogni audio, no? Come ogni cosa che faccio, mi piace strutturarla su almeno due livelli diversi. Il primo livello è quello, appunto, del cercare di fare un lavoro, di costruire una pratica per sé, soprattutto quando quello che vendi ti appartiene. Un tipo di pratica che rispecchia chi sei, e se non ti piace chi sei in quel momento, approfondisci, esplora, trova un modo diverso di fare quello che fai che ti fa diventare una persona migliore in qualche modo. L'altra idea è quella di esplorare, costruire, studiare, approfondire degli strumenti che generino per te, per i tuoi clienti, per le persone con cui lavori, risultati per cui ti ingaggiano, per cui ti pagano, per cui vengono lì da te. Se gli riproponi le stesse cose che fai da 10 anni e non hai introdotto nessuna innovazione, nessun miglioramento, stai facendo come dire, come il professore che ogni anno ripete, lo stesso Manzoni, lo stesso Leopardi, senza aggiungerci niente di nuovo, senza aggiungerci conoscenza, esperienza, pratica con le persone. Una delle idee, che sono veramente al centro del mio lavoro, è che ogni settimana, ogni mese divento un po' più bravo, ma divento un po' più bravo grazie alle persone con cui ho lavorato nella settimana precedente, nel mese precedente.
Fare coaching, consulenza, advising, mentoring in questo modo è davvero un lavoro che ti fa crescere i risultati per i clienti con cui lavori giorno dopo giorno, perché si basa su ciò che hai imparato il giorno prima, il mese prima, l'anno prima, e la tua esperienza aumenta in questo modo. E questo è quello che cerco di dare per le persone con cui lavoro, non di riempire, tra virgolette, l'aula come prima cosa. Il risultato è che funziona molto bene anche la seconda cosa, funziona anche bene la relazione con i tuoi clienti, funziona bene molto il passaparola, le referenze che ti danno quando le persone parlano con altre persone al tuo lavoro, perché hanno visto risultati, hanno ottenuto risultati nella loro vita, nel loro lavoro, nella loro pratica. E questo è davvero, dal mio punto di vista, vendere bene ciò che fai, vendere bene il coaching, vendere bene la formazione, vendere bene tutto quello che fai. Ti saluto, ti do appuntamento al prossimo audio. Ciao da Simone e alla prossima.